Presidente del Consiglio, prego, ha facoltà di rispondere. Signora Presidente, onorevole Brunetta, condividiamo il principio che la Commissione europea ha già espresso con le specifiche raccomandazioni alla Germania di sollecitare affinché possa ridurre i propri squilibri macroeconomici. Come il Capogruppo, il Presidente Brunetta sa, questa è materia di competenza della Commissione. Dal nostro punto di vista faremo di tutto perché si vada nella direzione che egli ha indicato, al di là dei toni che ha utilizzato rispetto all'egoismo o agli aggettivi che ha utilizzato per la Germania. Certo, sono molteplici le considerazioni che nel suo intervento il Presidente Brunetta ha posto, sicuramente non mancherà l'occasione nel corso della seduta del 16 di dicembre di discutere rispetto ai temi del Consiglio europeo. Noi non pensiamo che il piano Juncker possa essere etichettabile come l'ha etichettato il capogruppo Brunetta, pensiamo che sia un primo segno di inversione della direzione e un segno di cambiamento di marcia, un segno di direzione diversa. Ancora non sufficiente, ancora per noi timido, ma un primo passo. Quanto alle considerazioni che il capogruppo Brunetta ha fatto nel suo testo scritto, non so se posso rispondere anche al testo scritto, immagino di sì, circa le parole utilizzate sul ruolo della Commissione europea, segnalo soltanto che la situazione nella quale ci troviamo a livello della Commissione europea è una situazione che risale a molti anni fa. Brunetta dice nel 2008. È una Commissione europea che era stata scelta dal governo di cui egli faceva parte e che ha visto il presidente di quella commissione confermato da un governo con la stessa guida del leader del partito a cui appartiene il presidente Brunetta. Dunque, se vogliamo discutere del passato, siamo disponibili a farlo, siamo disponibili a fare tutte le valutazioni sul passato del lavoro europeo. La differenza tra noi e voi, onorevole Brunetta, è che a voi tocca oggi analizzare questi problemi, dopo averli per molti aspetti causati con l'azione del vostro governo. A noi tocca risolverli e lo faremo anche per voi. Onorevole Brunetta, facoltà di replicare, prego.